Buongiorno, bentrovati al Salotto Acquatico di Swim Biz. È con enorme dispiacere che faccio questa intervista perché il re, the king, Bocchia, si è rotto il braccio. Sì, ciao a tutti. Purtroppo, durante il viaggio... hai dato una craniata sopra. Un inconveniente. Facendo il movimento, quello fatto così. La mia mossa e niente. Stiamo scherzando, ovviamente. Sì. Ci saranno caduti tutti. E comunque complimenti perché è molto militare. Il no? Gesso è fornito dall'esercito, della società. Vabbè, adesso non scherziamo. Salutiamo gli amici dell'esercito, sì, perché bisogna torniamo, fare... Facciamo... Che attrezzo di tortura è questo? Il trigger point si chiama, serve per sciogliere le contratture nella schiena. Siccome... La schiena. Gambe, metto dietro, poi rullo. E te lo rulli. Visto che a casa non ho il massaggiatore, è un massaggiatore per risparmiare. Senti, allora, ben arrivato. Grazie. Ben arrivato in quel diriccione, ti aspettava un certo Marco Orsi che ieri... Hai visto che ha fatto lo show con il costumino? Quello? No, guarda, io non ho visto niente, infatti mi ha raccontato... Io avevo il braccio rotto, non ho potuto schiacciare il cellulare per vedere. Pulsante. Comunque... Insomma, il buon Orsi ti stava aspettando, diceva che dov'è, non è, non si è ancora visto, perché lui, The King, arriva all'ultimo momento e soprattutto... ha fatto vedere il nuovo costume che c'è un porcellino davanti. No, non ce l'ha fatto vedere in diretta il porcellino, ha fatto vedere l'orsetto dietro. Vabbè, sì, vabbè. Noi invece abbiamo la nostra linea, ecco, che ormai, ecco lì, ormai è già marketing. È già collaudata. Sì, roba da curva. Okay, oh, sì, questa è la sciarpa. Questa è veramente da curva. Sì, sì, questa qui ce l'avranno domani tutti i miei tifosi. Quanti saranno? È abbastanza, vengono... C'è una clac incredibile, no? Sì. Un bel movimento. Sì, domani devo dire che mi hanno scritto da tutta Italia, verranno numerosi. Ammazza, ragazzi, cioè voglio dire, qui ci sarà del movimento di quello vero. Swim Biz sarà in prima fila, ovviamente, per applaudire non solo te, ma tutti quanti gli amici che faranno i 50 a stile libero. Stavolta però... Sarà una gara spettacolare, anche se... Ah, te lo senti già? Sì, comunque siamo un bel parterre di avversari. Te lo ricordi a Milano? A Milano abbiamo detto una cosa. Milano, infatti io adesso, guarda, dopo Milano non parlo più perché... Non parli più perché sei arrivato lì, stai distrutto. Abbiamo portato sfortuna. No, non è che sei sfortunato, no, calma, no. Calma con la sfortuna, no? Il discorso era un altro, che a Milano tu sei arrivato, perché eri già moscio di tuo, perché ovviamente sì, t'ho visto, eri, ragione, tu, eri così, quello. Eri accaldato, eri pieno si può dire? dillo. No, diciamo che Swim Beats mi ha sempre portato fortuna. Beh, questo non sempre. Dopo tutte le interviste sempre. Milano è successa una cosa extra nuova. È pieno di come si chiamano, di reginote, come le chiami tu? Squalotte. Era pieno di squalotte. È arrivato pieno di squalotte, quindi era un po' distratto, vabbè, un po' giù. Vabbè. A proposito, lato sentimentale, perché tu hai annunciato tramite i social network, Facebook, c'è la nuova regina. Ah, ma tu, cioè, nel senso, ancora prima che sei già, Swim Biz è già avanti a tutti. È normale questo. Già... No, voglio sapere, non mi dire no comment perché... Guarda, io non mi esprimo, ti dico soltanto che domani ci sarà una sorpresa in tribuna. Bionda, mora, rossa, come... Posso dire castana. Castano chiaro. Da voi, sì. Quindi si identificherà anche bene, immagino. Già. Avrà la sciarpa. Che vedrete, ne so. L'avete di fianco a me, quindi non vi sbaglierete. Grande, grande. Senti, tu come stai? Io sto bene. Mi sono preparato bene. Sono appena arrivato, quindi vediamo un po' com'è la vasca. Il mitico... Domani sì, la mossa. Solo la mossa? Mai mi è rimasto la mossa. Mi stanno privando di tutte le mie... E chi è che ti priva di queste cose? No, perché comunque se devo tenere un certo atteggiamento, ormai regale di un certo livello. Regale, quindi basta ormai la presenza e la mia mossa per... E basta, non ho più bisogno e basta, di... tutto quanto lo show. Sì. Quindi non vedremo lo scettro, non vedremo la corona. No, domani sarà una cosa più sobria, però vedrai che richiamerà comunque l'attenzione del pubblico. Bene, bene, allora la sorpresa non la sveliamo, noi già quasi... sappiamo, noi sappiamo sempre tutto, però non lo diciamo, quindi invitiamo tutti quanti gli amici di Swim Biz. Chi vorrà vedere dovrà collegarsi o su Rai Sport domani alle 5 e mezzo, altrimenti venire qua in piscina a Riccione per seguire i report di Swim Biz. Seguire su Swim Biz in diretta. Grazie, grazie, grande re. Che vuoi dire? Alla prossima con Swim Biz. Tanto ormai da qui a Barcellona. Dopo ogni trasferta io qui sono ormai di casa, quindi. Grazie, grazie a te. Grazie. Ciao a tutti. Ciao.